Luigi Nappi, direttore del Dipartimento Donna e Bambino del Policlinico Riuniti di Foggia. Oggi si parla di depressione perinatale. In che cosa consiste e quanto incide sulle sue pazienti? Buongiorno. Allora, la depressione perinatale, correttamente, perché non c'è solo il discorso della depressione postpartum, ma correttamente è un problema che può riguardare la donna durante tutto il percorso della gravidanza. Incide percentualmente in piccola misura, ma la cosa importante è che le conseguenze di questo tratto, chiamiamolo patologico, possono essere gravissime. E ancora più importante è l'aspetto che possono essere riconosciute, trattate e prevenute, perché le conseguenze di una depressione del percorso perinatale chiaramente possono essere addirittura letali, come purtroppo abbiamo avuto, seppur in casi rarissimi, anche nella nostra realtà. Quindi che ben venga il riconoscimento di un percorso ufficiale, la coesione di un approccio multidisciplinare con i colleghi psicologi, in maniera tale proprio da poter intercettare il singolo caso tra i tanti, poterlo seguire e eventualmente adeguatamente trattare e prevenire quelle che possono essere altrimenti le risultanze di un non riconoscimento di una condizione patologica di questo genere. Si parlava della difficoltà di intercettare questi casi, soprattutto in settori della società medio-bassi. Perché questo? Allora, questo si inserisce in una problematica di più ampio respiro di tutto il percorso della nascita nella regione Puglia, in Italia meridionale, generalmente parlando. Noi siamo a parlare di quello che è uno dei più grandi punti nascita dell'Italia meridionale in termini proprio quantitativi, nonostante la denatalità di questi anni. È naturale che bisogna sicuramente incrementare quello che è il colloquio tra l'attività diciamo di secondo livello che si svolge nell'ambito di un policlinico e quella invece che deve avvenire sul territorio. Si devono implementare sicuramente entrambe le attività, ma soprattutto implementare la comunicazione tra le due, perché talvolta il fatto che non ci sia un'adeguata comunicazione non porta a quel risultato sinergico che invece stiamo cominciando ad avere proprio grazie a questo colloquio. In soldoni cosa vuol dire? Vuol dire che ci deve essere un percorso che comincia sul territorio, in cui anche la donna non ha le possibilità di essere seguita privatamente, questo è un concetto importantissimo, fondamentale, né in un paese come il nostro, in tutte le aree geografiche, la donna deve essere garantita nel essere seguita nel pubblico dall'inizio della sua gravidanza anche a livello territoriale. Poi, per quanto riguarda il momento del parto, si rivolgerà chiaramente alla struttura di secondo livello, oppure si rivolgerà alla struttura di secondo livello leggi policlinico quando, durante il proseguo della sua gravidanza, dovesse andare incontro a delle problematiche che possono essere anche quelle di natura psicologica piuttosto che di natura clinica, di natura di quelle che sono le più comuni invece complicanze di un percorso gravidico, che può essere la gestosi o altro. Quindi di fondamentale importanza è clinicamente la multidisciplinarità, politicamente la comunicazione tra territorio e policlinico.